Apertura straordinaria fino a mezzanotte. Così la biblioteca ha celebrato la serata conclusiva del BiblioPride 2014. Il benvenuto lo ha dato il Bibliobus, che ha accolto utenti e curiosi all'entrata della biblioteca. Ricco il programma all'interno con due proiezioni, una per famiglie e l'altra per un pubblico adulto riservata ai possessori di Bibliocard. Intanto in sala narrativa è stato presentato dagli autori Pasquale Braschi e Paola Grillo il libro Per un pugno di terra, toccante ricostruzione della Costituzione nell'immediato secondo dopoguerra della cooperativa La Ricostruente, formata da reduci e combattenti e tuttora esistente. Il libro spiega queste vicende in un'approfondita introduzione storica accompagnata dalle testimonianze dei protagonisti, lette dall'attore Michele Carchia e accompagnate dal sottofondo musicale del maestro Ermanno Ciccone. A seguire in auditorium il concerto d'Enologo, band formata da bibliotecari e utenti della Magna Capitana, con un repertorio che ha spaziato dai Simply Red a Billy Joel, Radiohead, Stevie Wonder, fino agli italiani Ligabue, Lucio Battisti, Pino Daniele e Sergio Caputo. Certo che lo so.